Signora Presidente, nel 1804 il vescovo Talleyrand ebbe modo di lasciare agli atti una dichiarazione alla storia, che peraltro alcuni non attribuiscono neanche a lui dopo un terribile fatto in Francia. Egli disse: è peggio di un crimine, è un errore. Credo che nella vicenda della gestione della politica migratoria di questo paese dal 2018 al 2019 con il cosiddetto governo giallo-verde, prima ancora di discutere se vi siano stati crimini, cosa che non spetta a noi, come ha ricordato la collega Bonino molto correttamente qualche istante fa, vi debba essere una chiara, precisa distinzione tra chi crede che sia stato un errore e chi crede che non sia stato un errore. Noi non abbiamo cambiato idea su questo fatto, lo dico ai colleghi del 5 Stelle. Noi abbiamo sempre pensato che quella gestione di politica migratoria fosse un errore. E non ho bisogno di dirlo al senatore Salvini, che lo sa benissimo, avendo un'opinione diametralmente opposta dalla mia, o io avendola diametralmente opposta alla sua. Magari ho bisogno di dirlo a quella parte della sinistra, a quella parte degli intellettuali della sinistra, che hanno inteso stabilire una connessione tra governi profondamente diversi, tra persone politiche profondamente diverse, unite forse soltanto dal nome di battesimo, e che hanno sostenuto in questi anni che noi eravamo la brutta copia della destra quando andavamo a salvare non soltanto le persone in mare, ma anche, lo sa la ministra Pinotti, l'ex ministra Pinotti, a raccogliere in mare i cadaveri con la Marina Militare dei migranti deceduti nel corso della traversata. Noi eravamo questi, una cosa diversa da voi. Noi eravamo quelli che mettevano i soldi sulla cooperazione internazionale, perché dire aiutiamoli a casa loro per noi era un principio giusto, da realizzare concretamente aumentando i fondi alla cooperazione internazionale, cosa che questa parte dell'emiciclo ha fatto quando ha governato e che quella parte dell'emiciclo non ha fatto quando ha governato. Noi eravamo quelli che contro l'opinione dei più volevano lo ius culturae e pensavano che se si volesse davvero combattere il disinteresse dell'Europa bisognava andare almeno, occorresse andare alle riunioni in Europa, cui il ministro Salvini ha partecipato raramente. Questo è il punto politico, perché giustamente il senatore Cucca mi ha ricordato ancora qualche istante fa, l'ottimo collega Cucca, mi ha ricordato quanto sia politica la discussione che noi dobbiamo avere quest'oggi. Partiamo da questo fatto. Poi però ci sono due elementi che vanno considerati. La prima è la relazione del presidente Gasparri, molto seria, anche se io non la condivido, ma molto precisa e puntuale. La seconda è l'elefante nella stanza, signora Presidente, che lei meglio di altri conosce anche per le sue passate esperienze professionali e politiche, che è il rapporto tra la magistratura e la politica. Questi sono i due punti in più. Chiarito che politicamente noi stiamo da una parte e voi da un'altra e che qualcuno ha cambiato idea nel corso degli anni, meno male, dall'altro c'è il fatto che si deve decidere se si vota o no l'autorizzazione a procedere, ex articolo 96, no, ex articolo 68, lo ha ricordato Gasparri, è un elemento di rilevante differenza, e dall'altro il parlare di rapporto tra magistratura e politica. Vado rapidamente, il primo punto. Noi dobbiamo rispondere alla domanda, non se Salvini ha commesso reato o no, né se Salvini in questo reato era in qualche misura accompagnato da altri membri del governo. A questa domanda deve dare una risposta la magistratura. Noi dobbiamo dire: vi era un interesse costituzionalmente tutelato e o un preminente interesse pubblico nella scelta del senatore Salvini di non far sbarcare i migranti, scelta che il Presidente del Consiglio avalla almeno nella parte in cui non fa riferimento ai maggiorenni nella sua lettera che ricordava il presidente Gasparri? Questa è la domanda. E io rispondo dicendo che per me l'interesse costituzionale tutelato o il preminente interesse pubblico in questa vicenda non c'è, come non c'era sulle precedenti due richieste di autorizzazione a procedere. Io non posso dire che esista un interesse pubblico preminente nel tenere un barcone lontano dalle coste italiane.
Posso discutere delle scelte politiche, ritengo questa valutazione una scelta finalizzata a strumentalizzare il consenso. Tu non blocchi l'immigrazione tenendo un barcone a largo, tu aumenti i follower su Facebook, non blocchi l'immigrazione. È la visione populista dell'immigrazione, perché se vuoi bloccare l'immigrazione devi gestire a monte i processi, devi andare a fare un grande investimento in Africa, devi avere una visione europea, devi partecipare alle riunioni europee, devi fare esattamente il contrario di quello che il governo Conte 1 ha fatto, esattamente il contrario di quello che il governo Conte 1 ha fatto. Il punto politico è che di fronte a questo passaggio le considerazioni che vengono espresse dai colleghi della Lega e più correttamente, più istituzionalmente corretto, dal presidente della Giunta Gasparri sono assolutamente corrette nella parte in cui dicono che vi è una responsabilità condivisa col governo. Qui nessuno può negare questo fatto. Non lo può negare la sinistra, non lo può negare la destra, ma non è l'elemento del contendere. Anzi, dico con molta franchezza, noi che abbiamo votato a favore dell'autorizzazione nei confronti dell'ex ministro Salvini e che ci accingiamo a votare nuovamente a favore, non avendo cambiato idea, diciamo qui in quest'Aula che se vi fosse una richiesta di autorizzazione a procedere, non già contro l'ex ministro dell'Interno, senatore, ma contro l'ex ministro dei Trasporti, senatore, anch'egli coinvolto nella gestione dei porti, noi voteremmo allo stesso modo per l'autorizzazione a procedere. Perché se non c'è l'interesse pubblico preminente per il senatore Salvini, non c'è neanche per il senatore Toninelli. Aggiungo, e termino su questa prima parte, la strumentalizzazione di un barcone è un fatto politico. Che sia reato o no, non tocca a noi valutarlo. La mia opinione, lo dico perché voglio che sia corretto fino in fondo e trasparente la mia opinione nei confronti di questo Senato e del senatore Salvini, è che se fosse stata una valutazione da fare sul 68 e sul fumus persecutionis, in questo caso, dopo ciò che abbiamo letto di alcune intercettazioni contro il senatore Salvini, la cosa cambierebbe. Attenzione, non è accettabile, lo dico avendo appena annunciato il voto contrario al senatore Salvini, che vi siano delle chat di magistrati in cui si dica che un parlamentare, in questo caso un mio avversario politico, ma un parlamentare che deve godere del rispetto di quest'Aula, debba essere attaccato a prescindere anche se ha ragione. Su questo punto siamo in presenza, tecnicamente, lo riconosco alla Lega, di uno scandalo. E allora lo spiego a chi evidentemente si è svegliato appena adesso, come la senatrice Ronzulli. Il punto politico è che la politica rispetta l'articolo 96 della Costituzione. Visto che vi sciacquate la bocca della Costituzione, in pausa pranzo fate uno sforzo per leggerla, almeno la Costituzione. C'è un secondo punto. È una dotta citazione kenneviana che non pretendo che i colleghi di Forza Italia conoscano. Il punto sulla magistratura e sulla politica. Io non ho fretta ed è evidente che chi in queste vicende non riesce a passare dal populismo alla politica, non riesce cioè a capire che quando si è in Parlamento e si vota su un'autorizzazione a procedere, non si vota su un tweet ma su un articolo della Costituzione che va quantomeno letto, dimostra di vivere oggi quella legge del contrappasso per cui quel populismo che era la ragione per la quale si bloccavano i barconi, oggi vi si ritorce contro. Vengo al secondo punto. Il rapporto tra la magistratura e la politica è un rapporto nel quale abbiamo un elefante nella stanza, signora Presidente. Il 12 dicembre, intervenendo in quest'Aula, avevamo chiesto una riflessione politica matura. Allora ci fu detto di no, perché allora la questione riguardava il finanziamento alla politica per il tramite di una fondazione che veniva giudicata corrente di partito. Vedete, amici e colleghi, o noi affrontiamo il tema del rapporto tra magistratura e politica, o prima o poi tocca a tutti. Cerchiamo di essere chiari.
Se una componente articolata di un partito viene così definita, anche se è una fondazione che organizza eventi, e pertanto si applica a costoro la legge sul finanziamento illecito ai partiti, pur essendo in presenza di un fatto giuridico diverso, di una configurazione giuridica diversa, se questo accade oggi per una fondazione, quale che essa sia, domani può accadere che una SRL che lavora a fianco della politica può diventare il soggetto cui viene contestato il finanziamento illecito alla politica. Vedete, amici e colleghi, se quello che esce dalle intercettazioni dei magistrati, casualmente messe improvvisamente in naftalina da tutti i principali organi di informazione, perché, signora Presidente? Se queste informazioni che vengono sui magistrati fossero uscite da dei politici, quei politici sarebbero tutti indagati come minimo per traffico di influenze. Se ci sono degli strumenti come i Trojan, lo dico qui in Senato e non mi riguarda, che vengono accesi e spenti senza un criterio logico, per il quale rimangono accesi nonostante la diversa indicazione del magistrato inquirente a fronte di presenza di parlamentari in una riunione, che è un atto gravissimo sul quale bisognerà che lei, signora Presidente, con il suo collega Presidente della Camera, prima o poi intervenga. Se i Trojan rimangono accesi quando c'è un parlamentare, se il Trojan rimane acceso quando c'è un incontro molto privato, intimo, della persona sotto indagine, e improvvisamente il Trojan si cancella quando si incontra qualcun altro, magari perché è un personaggio importante dell'istituzione della magistratura, siamo in presenza di una deriva. Un minuto. Siamo in presenza, lo ridico perché resti agli atti di questo Senato, di una deriva venezuelana che io ho il coraggio di affermare qui in quest'Aula nel silenzio dei più. Signora Presidente, finisco. Noi viviamo una stagione politica complicata in cui un magistrato serio, bravo, che si iscrive ora alla scuola di Castelpulci, rischia di non fare la stessa carriera di un altro suo collega, magari meno bravo, perché non si iscrive alla corrente giusta o magari perché non si iscrive alla corrente. Siamo in presenza, lo riconosco qui in quest'Aula, di un ex presidente del Consiglio che è stato dichiarato decaduto, a mio giudizio, correttamente sulla base della sentenza, da questo Senato nella scorsa legislatura, ma che oggi vede la propria vicenda personale profondamente rimessa in discussione da delle intercettazioni e registrazioni di un magistrato. Siamo cioè in presenza di un fatto. Il fatto è che c'è una politica che non funziona. E allora qui ci sono due alternative. La prima è che voi pensiate di prendere il singolo atto e di ragionare su questo. In questo caso l'autorizzazione a procedere con il ministro Salvini. Non c'entra niente, perché lì c'è l'articolo 96 della Costituzione. Il secondo è quello di avere il coraggio, maggioranza e opposizione, insieme, di mettersi intorno a un tavolo, a cominciare da settembre, signora Presidente, e di discutere del rapporto tra politica e magistratura, sapendo che da questa parte del tavolo troverete persone pronte ad ascoltarvi. Ma da questa parte della maggioranza, deve essere chiaro, non domandatevi per chi suona la campana, perché una volta suona per qualcuno, una volta suono per altri, ma presto potrebbe suonare per chi non se l'aspetta. Abbiamo il coraggio di affrontare finalmente la questione del rapporto tra politica e magistratura.